Ciao a tutti ragazzi, nuovo video tutorial. Oggi vi insegnerò come legarsi i capelli senza né elastici né forcine. È veramente facilissimo e l'ho pensato in queste giornate che fa troppo caldo e stare con questi capelli è veramente un suicidio. Quindi vi consiglio appunto di fare questo tutorial perché è veramente facilissimo, non ci vuole niente. E l'ho pensato magari quando state a casa, dovete fare delle faccende o qualcosa, i capelli lunghi danno fastidio e quindi ci leghiamo i capelli velocemente senza perdere tempo. E magari se stiamo dentro casa e non riusciamo a trovare un elastico, perché almeno io non riesco mai a trovare un elastico dentro casa, senza perdere troppo tempo ci leghiamo i capelli e abbiamo fatto. Allora, prima cosa da fare è fare una coda. In questo modo, dopodiché iniziamo a arrotolare i capelli su se stessi, in questo modo. Successivamente andiamo a fare uno scignone, quindi arrotoliamo i capelli sulla testa, dopodiché lasciamo una piccola parte fuori, non arrotolata, e la inseriamo facendo utilizzando due dita, facciamo il buco, creiamo un buco all'interno dello chignon e inseriamo la ciocca all'interno in questo modo e ce la troveremo sull'alto. Chi vuole può lasciarsi anche tutta questa roba così, senza problemi, però più che a me non piace. Divido appunto questa ciocca che abbiamo inserito, la divido in due ciocche e faccio lo stesso procedimento, quindi creando il buco con due dita inserisco la ciocca all'interno, faccio la stessa cosa dall'altra parte, creo il buco e poi inserisco. Perché ho capelli molto lunghi, comunque a me sempre due ciocche mi rimangono fuori e potrei o lasciare così e non danno molto fastidio, oppure fare un'altra volta per la terza volta lo stesso procedimento. Ovviamente dipende da quanto sono lunghi i capelli, cioè chi riesce a farlo con uno, con due, addirittura appunto con tre. Il tutorial è finito, è un banalissimo chignon molto molto facile. Vedrò avrà questo effetto, appunto come uno chignon. Uno chignon però un po' particolare. E quindi cioè, secondo me potete anche uscirci con questa acconciatura. Ovviamente magari se state tanto tempo in giro è meglio metterci due forcine, però anche così non cade. Vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video.